E per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Ecco, stamattina ho celebrato l'Eucaristia e nella celebrazione, così in chiesa erano pochissime persone, 4-5 persone. E cosa vuol dire il peccato? Che cosa vuol dire l'inferno? Che cosa vuol dire una possibile eventuale condanna di Dio? Io penso che al momento della nostra morte Dio è lì per lui, la vita, e per abbracciarci. Non farà il conto della serva. Ah, hai fatto così. Ah, hai detto così. Ah, hai fatto soffrire. Perché? Io sono convinto che l'inferno comincia da questa terra, comincia nel nostro cuore, nella nostra testa, quando noi non siamo più uomini veri, capaci di amare. Noi siamo sulla strada della povertà, del non essere persona, perché chi non ama non è persona, chi non entra nel regno di Dio non è persona. Chi si fida solo della tecnologia non ha il respiro vitale di Dio, no? E allora Dio logicamente ci esorta, ci chiede, no, di uscire dal male, quello che impoverisce la nostra umanità. Ma non pensiamo quello che Lui, come Lui e quanto Lui ci condannerà. Pensiamo come Lui oggi. In questo momento Lui mi ama, che sono nella vita e che io giocherello con la vita, che io non amo nella vita. Una delle mie sofferenze di sacerdote coinvolto in molte attività, ecco, incontrare persone che non hanno responsabilità e non sono capaci di amare. Ma l'amare è il lavoro, l'amare è la vita, l'amare è le responsabilità che ognuno di noi ha. E allora questo secondo me è una parte dell'inferno, perché perdiamo la gioia del vivere, la bellezza di una parola buona, la bellezza di un sorriso, perdiamo tanto. E questo non è già far parte un po' di inferno? Penso di sì, proviamo a pensarci. Grazie Padre Ottavio per queste tue parole, perché sono parole che devono toccare il cuore di tante persone. Ogni giorno dobbiamo abituarci ad affidarci di più al Signore, perché la vita ha un senso se noi ci affidiamo. Buona giornata da Capoverde.